ma chi e perché arriva ad uccidere un 93enne? Riteniamo che l'uccisione sia scaturita, diciamo, da una decisione estemporanea. Probabilmente i due giovani pregiudicati che si erano introdotti nella casa dell'anziano probabilmente non volevano davvero fare del male all'anziano, forse si volevano impossessare di qualcosa, volevano semplicemente fare un furto in abitazione. Magari si sono trovati di fronte a una reazione inaspettata da un uomo di 90 anni e di lì la decisione, di magari presi dal panico, di colpirlo al capo con un ferro da stiro. Fermo restando che non trascuriamo eventuali altre ipotesi. Nessuna ammissione quando hanno incontrato il magistrato? No, uno dei due indagati, segnatamente Garofalo, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'altro ha dato delle risposte inverosimili ed è entrato del tutto in crisi allora quando gli abbiamo mostrato le immagini che lo ritraevano all'orario più o meno dell'uccisione dell'uomo nei pressi della sua abitazione. Comunque siete molto sicuri, certi della ricostruzione? Beh, tutto converge verso di loro, insomma, riteniamo di avere ancora qualche freccia al nostro arco, siamo abbastanza convinti della responsabilità dei due dell'omicidio del povero anziano.